Buonasera a tutti, cari amici di Opera Classica, e benvenuti a questa nuova diretta del mio programma. Stasera c'è un graditissimo ritorno qui al mio programma, che è Saimir Pirgu, un tenore di fama internazionale. Io sul suo sito ho trovato delle descrizioni molto molto belle su di lui. Saimir Pirgu è considerato uno fra le stelle più luminose dell'attuale firmamento operistico, eccezionalmente giovanile, gentilmente ardente e a proprio agio nei voli stratosferici, il Financial Times. Il tenore energico dalla voce dolce, The New York Times. È stato celebrato presso ogni teatro, festival o sala da concerto, più prestigiosi a livello internazionale, fra cui il Metropolitan Opera di New York, il Teatro alla Scala, la Wiener Staatsoper, la Royal Opera House, Covent Garden, l'Opera di Parigi, la Staatsoper e la Deutsche Oper di Berlino, l'Opera House di Zurigo, il Liceo di Barcellona, la San Francisco Opera, la Los Angeles Opera, il Festival di Salisburgo e l'Arena di Verona. Tra i più importanti interpreti al mondo dei ruoli di tenore lirico, l'Opera Today. Quindi ora vado a chiamare Saimir e attendo la sua risposta. Eccoti. Bentornato ad Opera Classica e grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Bene, Tu come stai, Saimir? un po' stanchi, ma bene, bene. Stiamo lavorando tanto. Sì, e infatti la prima domanda che ti faccio è questa. Quindi è notizia di questi giorni la tua partecipazione al film Opera di Traviata al Teatro dell'Opera di Roma, con la direzione del maestro Daniele Gatti e la regia di Mario Martone. Ecco, ci puoi dire qualcosina, insomma, al riguardo? No, No. non posso dire niente al momento, posso solo dire quello che hai appena detto. Che praticamente stiamo preparando questa cosa qua e che insomma, si sta lavorando tanto, anche perché lavorando con le distanze, con le mascherine, con tutto questo non è proprio il massimo. Perciò insomma è un po' difficile, ma siamo a buon punto e speriamo in un buon risultato, insomma. Sì, tu hai già incontrato il maestro Gatti e Mario Martone? Martone, sì, anche Gatti, sì, abbiamo fatto opere anche e soprattutto concerti. E Martone è stato uno dei primi registi d'opera, cioè è stato il primo regista quando io cantai con il maestro Claudio Abbado, perciò insomma lo conosco proprio agli inizi miei. E anche Gatti, diciamo che ho collaborato proprio la prima volta è stato nel 2004-2005 all'Opera di Vienna con l'Opera Falstaff e poi ho fatto altri concerti con lui. Però Quindi già conosci un po'. questo insomma dopo tanto tempo questo sarà un'opera insomma questa è la prima volta di quanto. E ti sei emozionato quando ti hanno scelto per Alfredo in questa Traviata così particolare? Beh, diciamo emozionato no, dopo 37 nuove produzioni, cioè non è che devo dimostrare che mi stanno facendo, però insomma emozionato no, ero contento di lavorare ed ero contento di far parte di questa produzione, anche perché era da tanto tempo che io avevo detto diversi no per Alfredo, diciamo che è brutto dire mi ero stufato del ruolo, ma sì, è così perché l'avevo fatto spesso e tante volte. È un ruolo che insomma si fa a inizio carriera con andare degli anni, poi dopo insomma si tende a cioè preferisco per dirti cantare Rigoletto che cantare Traviata, insomma c'è meno soddisfazione e star sempre dietro alle violette, insomma è un lavoro faticoso anche perché il ruolo non regala niente. Ok, ma tu che hai cantato, come ci hai detto tanto, Alfredo, che idea ti sei fatto di questo personaggio? Cioè, come lo caratterizzi? È un personaggio, come ho detto prima, che praticamente non esiste senza di lei, però se manca l'opera si fa lo stesso, cioè nel senso l'Alfredo non è proprio, cioè un Alfredo buono, la gente dice, ah sì, cantava anche lui,
in un al freddo che non è buono, la gente se lo piglia con lui, perché praticamente mentre il Papa Jamon c'ha un'aria, c'ha un duetto bello importante, l'aria e la cabaletta di Alfredo in totale durano 5 minuti insieme, 6 minuti, e rende tutto questo molto più. L'unico momento è lì nella festa di Flora dove c'è la inventiva che lui insomma offende di fronte a tutti, lei e viene fuori un po' l'Alfredo, ma insomma è un carattere molto molto difficile da interpretare e se non viene inquadrato bene dalla regia passa inosservato o passa come per essere un lagnone, uno che insomma piange, fa insomma poco importante per la vera storia, insomma, però non è così, perché ci sono tanti aspetti di lui che praticamente sono molto importanti, insomma, già perché lei, cioè, non è che si innamora di chiunque, si innamora proprio di questo e lei proprio non si può permettere un amore essendo. Salmir, non ti sento. Non mi sento più? Ora ti sento di nuovo. Prima non ti Ah, sentivo si è più. spento forse la batteria del. Adesso mi senti? Ora sì. Aspetta, che devo alzare un po', forse. Non è tanto non è tanto lui che praticamente paga lei alla fine alla festa, ma è proprio, cioè, quando vanno in campagna i miei volenti spiriti, insomma, è tutto questo. Lei comunque è sempre una mantenuta e Alfredo diventa anche un mantenuto del barone alla fine, cioè è un mantenuto di mantenuto. Quando arriva la festa della Flora, non è che gliele dà lei, lui dice che qui al barone do tutti questi soldi ed ecco perché c'è la sfida con il barone. Insomma, questa cosa non si capisce bene, il pubblico capisce solo capisce solo che lui dà i soldi a lei, ma non capiscono la psicologia del ruolo. Insomma, è difficile però con la regia televisiva forse ci riusciremo a dare tante ombre che il ruolo ha. Insomma. Ok. Tu però a Roma hai interpretato, hai cantato varie volte, ma di recente hai interpretato Oneschi, protagonista dell'Eugene Onegin, che ha avuto un grande successo sia in sala sia in televisione, perché c'è stata anche una recita data in televisione con la direzione di Conlon e la regia di Carsen. Ecco, quella che esperienza è stata? Perché Oneschi è un personaggio abbastanza complicato. Com'è stato il tuo Oneschi? Ma diciamo che sia vocalmente sia come a livello interpretativo era molto, molto, insomma, vestiva bene il carattere, perciò io sono riuscito a trovare una lettura che dava senso alle aspettative che il compositore voleva, insomma, perciò penso che quando i ruoli sono un po' melanconici e anche un po' drammatici, insomma, ci riesce meglio, diciamo, ed è stato un ruolo di successo. Però è facile, cioè, l'aria di Lenski è talmente bella che chiunque può avere successo, ma è tutto il resto che è un po' più difficile. E forse questo è stato il successo dell'opera. Poi comunque avendo una direzione come quella di Conlon e una regia come quella di Carsen aiuta perché lo spettacolo era veramente uno spettacolo splendido e completo, perciò insomma per quanto tu puoi cantare bene, cioè noi abbiamo bisogno di tutto l'entourage pieno, insomma non è facile. Sì, è vero, è vero. Tu sempre a Roma hai cantato con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica, diretto da Antonio Pappano. Ecco, lì che cosa ricordi di questo evento e soprattutto della direzione con Pappano, che è appassionato, insomma, come te, tra l'altro. Quindi che ti ricordi di quel momento? Allora, io il maestro Pappano lo conosco da Covent Garden, cioè abbiamo lavorato diverse volte, siamo stati anche in tournée insieme. Diciamo che è sempre un piacere lavorare con gente come Pappano, e allora sai, vieni già preparato, l'orchestra è veramente di un livello altissimo. E niente, è un piacere che tutte le due istituzioni di Roma oggi sono in una situazione veramente splendida. A Pappano e Santa Cecilia e qua adesso l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma con il maestro Gatti, insomma, cioè Roma è veramente messa molto bene, cioè,
Speriamo che rimanga così per lungo, perciò l'esperienza in tutte e due le case è veramente eccezionale, non posso dire, insomma, e ritornerò prossimo anno proprio con Papano con la messa di gloria di cucina. Nel senso, sono contento con la collaborazione che ho avuto, anche quelle future. Ok. Tu nel 2018 sei protagonista di un altro successo, infatti hai interpretato il ruolo di Romeo in Romeo e Giulietta di Baudot al Teatro del Liceo di Barcellona, con la direzione di Pons e la regia di Loles, che ha raccolto grandi consensi e successi. Ad esempio, Euronews.com ha addirittura scritto nel suo titolo del suo articolo online Romeo e Giulietta di Gounod ipnotizza Barcellona. Ecco, questo grande successo secondo te a cosa è dovuto in particolar modo? Perché ha funzionato tutto, però per te che cos'è che ha funzionato di più? Ma guarda, ci sono varie cose. Allora, praticamente Barcellona non era facile perché c'è tutta la claque di Kraus che è una roba insomma, pericolosa di affrontare, soprattutto quando viene un tenore che comunque è molto conosciuto e molto ambizioso per i loro gusti. E, avendo io completamente una scuola italiana, insomma, c'è un conflitto di interessi già di gusto. Però nonostante questo si vede che anche con Aida Garifullina, che era la partner di Giulietta, insomma c'era un buon feeling, e con il maestro Pons, insomma le opere hanno successo se c'è tutto, è inutile avere una star e tanti altri che insomma non, quando tutto è molto omogeneo, il successo e il pubblico lo capisce molto, molto velocemente, non è una cosa che si può inventare. Cosa rende un'opera più un successo dell'altro? Tante combinazioni, tanti, tanti momenti, un momento buono tuo personale, fisico, ma la tua tecnica, la tua, se non sei stanco, insomma, i colleghi. È importante avere una luna buona quando si canta. Ci sono produzioni fortunate, altre meno. Ok. Salmir, questa è una domanda che ti faccio da napoletana. Tu sei stato molte volte protagonista al Teatro San Carlo di Napoli. Ecco, che rapporto hai con questo teatro, con la città di Napoli e qual è stata poi l'opera del tuo debutto a Napoli? Intanto il rapporto è sempre stato splendido, adesso non lo so, con la nuova direzione vedremo, però fino a poco tempo fa è stata splendida e sono tornato più volte a San Carlo, è un teatro strepitoso, una troupe, un'orchestra, un coro, insomma, cioè quando loro vogliono sanno essere veramente amabili e sanno essere il numero uno. E io ho avuto situazioni felici, felicissime e anche alcune meno felici, ma quasi sempre dipende, come ho detto prima, dall'omogeneità della produzione. Cioè, ho fatto una Traviata, due produzioni di Hospitality, diciamo che hanno avuto un successo, ho fatto una Lucia di Lammermoor anche molto buona. Siamo stati in tournée con loro, con la Carmen, ho fatto diverse volte sia concerti con il maestro Zubi Mehta, ma anche con Bacciua, insomma, negli ultimi 10 anni sono stato tante volte a Napoli e ringrazio il teatro che mi ha affidato sempre con fiducia a questi ruoli e ho cercato sempre di fare il meglio e penso che a Napoli ho lasciato un buon nome, come quel teatro merita. Assolutamente sì. Io ricordo la Traviata con di Özpetek, dove eri protagonista, o anche il DVD. Ecco. Quindi, vabbè, io sono una fan di Traviata, quindi poi mi piacque moltissimo la regia di Özpetek, l'orchestra era super in forma, cantanti meravigliosi, quindi non ho resistito e ho comprato il DVD, quindi posso vederla quando voglio. Sai, Mir, tu hai anche cantato in Arena di Verona. Quali Sì, sono le diverso. emozioni che provi cantando in un luogo così grande, in un luogo così forte e ricco anche di storia? Magari cantare appunto all'aria aperta sotto quel cielo estivo meraviglioso. Tu cosa provi in un luogo così grande e così pieno di storia? Non è facile, intanto in arena per cantare non è facile, serve tanta fatica, insomma si fa fatica a cantare in arena, anche su ruoli che sei molto, molto collaudato,
Ho ricordi molto belli, ma comunque sono ricordi faticosi in arena. Sono ricordi che, per quanto tu dici a te stesso, attenzione, non spingere, non dare, perché tanto ti sentono, ma sono 30.000 posti, diciamo la metà che dovrebbe sentirti quando nelle giornate meno pieno a 8.000 posti, 8.000 comunque sono tantissimi, cioè sono, diciamo sono tre o quattro teatri normali. E è un'emozione forte che dà piacere, adrenalina, ma anche tanta responsabilità, tantissima responsabilità. Poi a me è capitato di fare delle prime importanti, cioè la prima di Don Giovanni con la regia di Zeffirelli, cioè Rigoletto con Leonucci, insomma, è una sfida enorme a cantare così. E poi più avanti vado nella vita e più mi trovo sempre nelle sfide di questo tipo qua. Non c'è più una cosa tranquilla. Qualsiasi cosa che sto facendo ultimamente ha un valore, ha un'importanza. Perciò non sei mai rilassato, non canti mai con l'adrenalina calma, diciamo, ma sei sempre sotto tensione. E questo aiuta, ma però comunque ha un peso enorme. È vero, è vero, è vero. Samir, ma la tua vita e tu, quanto siete cambiati dopo questo successo travolgente che ti ha abbracciato? Ma io non mi sento cambiato, cioè nel senso l'unico cambiamento è che faccio quello che mi piace, che ci sono riuscito a farlo e fino adesso ci sono riuscito a farlo come ho sempre voluto, cioè nel senso non vuol dire che io sono stato fortunato, vuol dire che sì, c'è un po' di fortuna, ma c'è tantissimo studio, c'è tantissima dedizione, scusa, dedicazione è una parola che non esiste, però ogni tanto mi sento Totò che inventa le parole. C'è tantissima dedizione sul mestiere, sull'arte. E d'altra parte penso che tutti i colleghi, anche del passato, che sono riusciti a resistere alla storia, vuol dire che erano anima e corpo per questo lavoro e anche per quest'arte, per questa vita loro, anche perché non è un lavoro il mio, è la mia vita. E spesso quando mi chiedo, ma perché? Perché io faccio quella poca cosa che altra gente non riesce a farlo. Cioè, sono uno di quei fortunati, sono uno di quelli che riesce a fare arte, musica e cantare, soprattutto in questi tempi che insomma la pandemia ha creato tutto molto, ha creato difficoltà enormi per tutti. Sì. Samir, tu hai a teatro un momento che ti piace particolarmente, in cui che ti ispiri, che insomma ti senti te stesso prima magari di andare in scena? Non ho capito bene la domanda, cioè nel senso. Hai un momento in teatro, magari in cui ti raccogli, ti ispiri, hai un momento di pensare, un momento che ti piace particolarmente? Ma sono tanti. Cioè, diciamo che io sono un tipo abbastanza vivace e estroverso anche per certi versi e anche molto, molto, molto giocarellone, ma anche serio. Invece, quando canto, sono uno molto, molto pacato, molto, molto controllato, molto calmo, non perdo mai la calma. Tutto quello che non riesco a farlo nella vita sono mentre canto, perciò insomma. Se uno mi dicesse, guarda, ti serve yoga, dico no, non mi serve yoga per cantare, mi serve yoga per la vita normale. Invece, e amo i momenti perché il palcoscenico ha bisogno di freddezza, ha bisogno di. Perché per riuscire a colmare, a dare tanto emozione, tanto cuore, devi essere capace a non lasciarti andare. Lasciarti andare con le emozioni, ma non lasciarti andare a tal punto da non riuscire a dare al pubblico quello che si merita, perciò non è così automatico, perché ci sono delle serate che tu sei molto più emozionato e altre meno, però tu devi avere un certo livello di sempre, perché se no anche le carriere non vengono bene per noi cantanti. Perciò insomma cerco sempre di avere un massimo di. E poi dopo, sai, c'è la serata sì e la serata no. Eh sì,
Samir, tu hai incontrato Pavarotti. Ecco, cosa è significato per te questo incontro? Ma è significato tutto, perché cioè, intanto sono stato fortunato a incontrarlo quando ero molto giovane. Sentirti apprezzato da un nome così, ovviamente ti dà una carica molto forte. È ovvio che se io non cantavo bene o non avevo qualcosa, giustamente, non, cioè, da Luciano Pavarotti andavano tante persone, però lui era molto, molto, molto attento a dare a Cesare quello che era di Cesare, perciò quasi tutti intanto non venivano, diciamo, interrotto mentre cantavano, li lasciava sempre esprimere e poi dopo cercava di trovare una buona parola nell'aiutarli. Ma spesso, sai, quando dici una persona che con tutto il cuore vuole cantare, ma gli manca proprio la voce, o gli manca proprio la interpretazione, o le doti musicali. È difficile per uno come Pavarotti a entrare in una conversazione di tecnica o di consigli, perché è inutile. Mentre quando dall'altra parte trova qualcuno che capisce, nonostante la giovane età, ma insomma dà segni di comprensione di quel livello che lui intende, allora sai, si è creato un legame veramente che adesso nella mia vita è. Mi ritengo fortunato, fortunatissimo. Cioè, è uno degli incontri che spesso dico, cioè, tu nasci artista, non lo diventi. Ma devi avere anche una fortuna. Nel caso mio con Pavarotti è stata proprio una fortuna avere questi consigli proprio da lui all'inizio carriera, poi è una cosa eccezionale. Un po' come una sorta di destino che ti ha fatto Ma capire che forse eri sulla strada giusta. non lo so, cioè io, come ho detto prima, da lui bussavano in tanti. Penso che questo non è un mestiere per tutti, è un mestiere che cioè, non si può inventare. Tu puoi studiare quanto vuoi, ma c'è bisogno di tanti componenti, non soltanto la voce e non soltanto la fortuna. Insomma, devi saper stare anche nell'ambiente, come dicono. Che sembra che devi fare i tralacci, no, saper stare vuol dire parlare poco o parlare quando serve, quasi meglio non parlare perché tanto non serve a niente, basta che tu canti bene. Sì. Samir, tu in questo periodo, come abbiamo detto all'inizio dell'intervista, sei impegnato in questo film opera al Teatro dell'Opera di Roma. Quindi ti faccio questa domanda: tu che cosa pensi dell'opera in streaming e sui social? Sei d'accordo o meno? Adesso noi viviamo una situazione completamente catastrofica a livello mondiale, perciò al momento i streaming sono una speranza così, diciamo, di luce, è una candela accesa di chi può, non è la soluzione, diciamo. Perciò io non sono un fan di streaming, ma non perché sono contro il streaming. Dico che è un altro mestiere cantare con i microfoni o cantare per le telecamere. Cioè, completamente diversamente. Cioè, tanto per il microfono non serve di avere una voce lirica. Potrebbe cantare, per dirti, dimmi qualsiasi persona. Non serve che tu abbia una carriera o abbia una voce proprio dotata per il palcoscenico, perché chiunque può alla fine cantare, anche perché ha esigenze diverse. Vedremo, è una situazione che non può che portare un modo diverso di fare teatro. Torneremo alla normalità? Sì, 2 o 3 anni ci vorranno finché la situazione della pandemia, insomma, si tranquillizza. E fino a là dobbiamo in qualche modo sopravvivere, insomma, si faranno sempre queste situazioni, queste cose. È vero, speriamo finisca presto, perché davvero anche Ci vorrà un oggi tempo, dopo. e non sono i tempi che noi pensiamo, cioè, assolutamente. Ogni volta che ci hanno detto verrà, si farà, no? Ha preso un anno e forse di più. E per quello che dico, meglio che tutti si svegliano e
iniziano a valutare una situazione che, insomma, e d'altra parte, quando ci sono così gravi problemi economici, insomma, non si può pensare a fare arte, anche se io sono completamente contrario all'idea, perché pensa il mondo senza l'arte, senza la TV o senza il teatro, come sarebbe grigio. Però d'altra parte capisco e intendo molto bene tutte le persone, le difficoltà sia di qualsiasi tipo economico che si sono create ultimamente. Assolutamente. Saimir, tu viaggi molto per lavoro. C'è un posto del mondo che ti ha colpito particolarmente in cui magari trovi te stesso? Ma dici dei teatri o dei posti o No, anche proprio posti nel del mondo. mondo? Ma io Ah, paese. amo tantissimo le Hawaii, se potessi vivere là. Poi magari mi annoierei, ma insomma le Hawaii mi piacciono molto, insomma, è un paradiso molto bello. Poi non so se ci riuscirò, non ho mai tempo di pensare alle vacanze, ma diciamo che quest'anno è stato l'anno che ho fatto più vacanze che mai, perciò insomma è servita cosa, ma purtroppo chiuso in casa perché non c'è stata la possibilità di andare, cioè mi sarebbe piaciuto fare il lockdown alle Hawaii, ma a chi no, d'altra parte. È vero. Saimi, se tu dovessi associare, questo ti faccio questa domanda un po' curiosa perché io ho anche un altro settore del mio programma associato ai dolci, relativamente all'opera, poi spiegheremo. Se dovessi associare un dolce tipico albanese ad un'aria d'opera, un personaggio, non so, un componimento classico, ti viene in mente un'associazione? Oddio, noi abbiamo dolci abbastanza, ma diciamo che alle solite mezzosoprani gli darei quella yufka che si fanno con tanto, adesso lo dico in albanese, con tanto sherbet, che è proprio con tanto zucchero sciolto, una specie di sciroppo, sono un po' goffe, un po' chiatte, e si sposano molto bene alle opere buffe di Rossini, perciò insomma, diciamo, dovrei pensare a una cosa italiana. Hai presente la mozzarella che schiaccia il latte? Ecco, è una cosa così, ma dolce, praticamente più o meno. L'idea. Benissimo. Saimi, tu nel 2008 fosti scelto da Woody Allen per la sua prima regia d'opera, interpretando Rinuccio in Gianni Schicchi alla Los Angeles Opera. Com'è Woody Allen? Com'è stata la collaborazione con lui? È un personaggio televisivo molto grande, cioè completamente difficile dire come, non lo so come, di certo in quell'esperienza lì era un po' intimidito perché era la prima e penso è stata anche l'ultima cosa che ha fatto, perciò io almeno io non sono riuscito a capire, ma pare che anche tanti altri non sono riusciti a capire se gli era piaciuto quello che aveva creato, perché da tutto il mondo ha urlato bravo, ma pare che lui, insomma, in qualche modo non siamo riusciti a capire se veramente gli era piaciuto o no il suo Oddio. lavoro. Perciò, insomma, anche in questo, non so se è una tattica o non so se è proprio il suo tipo, è un tipo un po' così, cioè, anche nei suoi film, spesso, insomma, è una commedia di se stesso, è sempre un uomo che, insomma, poi devo anche dire la verità, cioè io quando ho debuttato con lui non parlavo assolutamente nessuna lingua, perciò l'inglese non lo parlavo, cioè adesso tantissime cose magari sono anche un po' sfigurate nel mio cervello, perché insomma io capivo quello che volevo intendere io, cioè Sì. poi. Però comunque so dire che l'esperienza è stata unica e veramente molto bella, poi, sai? È di successo. Di cosa ne pensa Woody Allen? Onestamente, Woody Allen, onestamente, insomma, neanche un po' non mi interessa tanto perché era bello. E allora se era bello, Era quello bello, ok. vale. Ok.
nel 2009 ti venne conferito il premio Franco Corelli del Teatro delle Muse di Ancona per la tua prestazione nella Traviata e nel 2013 fosti premiato con il prestigioso Pavarotti d'Oro. Questi premi sono stati importanti per la tua carriera. Ma diciamo che quando sono nomi importanti, insomma, io non sono né Corelli né Pavarotti, ma questi titoli fanno piacere, ma una responsabilità enorme perché creano un'aspettativa che all'epoca, quando io li ho presi, non avevo neanche 30 anni, insomma, poco più, poco meno, non so. È ovvio che le aspettative del pubblico quando dicono ha preso il premio Corelli, adesso aspettiamo un Corelli che arriva, e arriva uno che canta Elisir d'amore, non arriva uno che canta Andrea Chenier. Perciò bisogna stare sempre attenti a quello che questi nomi grandi comportano. Però d'altra parte, diciamo che nella mia località, forse quello dei Pavarotti d'Oro era più vicino alla mia vocalità, alla vicinanza con il grande Luciano, e penso che, insomma, ha avuto a che fare anche tanto con il legame che avevo io con lui. Perciò, insomma, è venuto dopo il debutto alla Scala, il debutto al Met, al Covent Garden, all'Opera di Vienna, a Parigi. Insomma, era una dimostrazione anche che comunque, da quegli anni, quando io ero nessuno ed ero in contatto con lui, dopo 5-6 anni, 10 anni, ero già diventato qualcuno che aveva cantato, insomma, ovunque. Adesso ho già fatto il giro più volte di questi teatri, però all'epoca era una conquista dopo l'altra, perciò, insomma, era molto. Capisco ma comunque son premi veramente molto importanti, che pesano e ti danno comunque un'angoscia, perché i nomi sono enormi e tu non sei ancora neanche un quarto di loro. No, dai. Samir, proprio tu ora hai detto che hai girato tanto, ovviamente per lavoro, e secondo te ci sono paesi che recepiscono l'opera in maniera più calorosa, con più entusiasmo di altri? Certo. In Italia e in Spagna sentono l'opera come se dovessero litigare, come se vanno all'opera proprio per. Invece nei paesi nordici, insomma, sentono l'opera molto distaccati e cercano di apprezzare il valore del regista o del cantante che esegue. Cioè, spiego meglio. Quando si viene, ad esempio, alla Scala, ti mettono una carica addosso, che qua, attenzione, che la Traviata, la Violetta l'ha fatta la Canas. Ho capito, ma la Canas non c'è più, ce n'è la Damrau che canta, cioè, non puoi pretendere che la Damrau sia la Canas, se no te ne stai a casa e ascolti il disco con uno. E questo anche se la produzione non ha successo, bisogna stare attenti, perché poi dopo, sai, si creano difficoltà enormi. Perché si parla tanto perché la Scala così, o perché non è più di una volta, o perché non una volta. Come ho detto prima, spesso e tante volte alcuni artisti evitano di venire alla Scala se non è proprio il momento giusto, con il direttore giusto, il titolo giusto o il regista giusto. Perché se manca uno di questi componenti, poi diventa un teatro difficile, perché automaticamente la responsabilità è enorme. È vero che alla Scala ci hanno cantato tutti i grandi, ma è vero anche che tutti questi grandi erano insieme. Perciò la Scala, quando cerca di prendere, deve stare anche attento a non creare troppi scombussolamenti, perché comunque quando una produzione non ha successo è perché la Scala ha sbagliato, cioè o ha fatto il casting sbagliato o il regista non. Insomma, non è il cantante in sé che fa il livello, è la direzione, è il direttore d'orchestra, è il direttore principale, insomma, sono tanti componenti che creano un grande teatro, ed ecco perché, insomma, c'è una concorrenza enorme cioè, tra istituzioni tipo la Scala, Covent Garden, Parigi o
o Vienna o il Metropolitan, anche perché il successo di un teatro viene valutato in una complessività totale, non di una produzione sola. Perciò, per quello che dico, se più 10 produzioni sono di successo, è perché c'è un'attenzione consapevole di un teatro e non soltanto del momento o non soltanto un po' così per aria. Sai, Mirto, nel 2016 hai pubblicato il tuo album Il mio canto. Il secondo, sì. Il Sì, quello è il più secondo. recente, a quanto so io, poi Sì. se ci sono novità dimmelo. No, E no. da cosa è nato questo progetto? Come ti sei ispirato per questo album? Ma io avevo prima registrato con Universal il primo nel 2005, Angel Castelbello, e poi dopo erano passati più di 12-13 anni e dicevo che era giusto mostrare, lasciare un altro documento di com'era la voce. Quindi, siccome la voce cambia sempre, si evolve, e per fortuna in bene, si cerca sempre di lasciare dei documenti di come eri, di come stai facendo. E così è nato, nonostante la casa discografica Opusarte voleva fare un disco diverso, per me era molto, molto importante avere delle arie che insomma erano importanti per il mio sviluppo vocale, e così ho preparato alcuni che erano i cavalli di battaglia e altri che sono diventati ultimamente. Ok. Sai, Mir, c'è un momento della tua carriera che ripensandolo ancora oggi ti emoziona in modo particolare? Oddio, tanti, tantissimi, tantissimi. Perché avendo iniziato a 21-22 anni a frequentare i teatri importanti, quasi ogni debutto in questi teatri era di una carica non posso dimenticare. Cioè, ci sono poi dei ruoli di successo tipo Nemorino, Gianni Schicchi, Traviata, Rigoletto, che mi hanno aperto le porte ai teatri con questi ruoli. Perciò cioè, poi la prima parte della mia carriera, Mozart mi ha dato una scuola, non voglio dire una classe interpretativa, perché comunque, ma è il Mozart stesso che te lo impone. Tutti i cantanti che hanno cantato Mozart, poi quando si avventurano su altri repertori, hanno un modo diverso di approcciare certi ruoli, insomma. E diciamo che tutti dicono che la scuola è il Mozart, è il bel canto, e io condivido, ma Mozart è molto più difficile di tanti altri generi da cantare. Perciò è una scuola che devi essere veramente molto attento, soprattutto i giovani, perché Mozart ha esigenze veramente molto particolari, che grossolane vanno bene, ma veramente poi quando ti concentri, sei sempre scoperto, e bisogna stare molto attenti. Ok, Sammy, mentre noi ti ho fatto l'intervista qui in chat, c'erano tantissimi tuoi ammiratori e ammiratrici Davvero, mi che fa hanno piacere. commentato, ti supportano tantissimo, complimenti, messaggi di complimenti, quindi io li ringrazio tutti. Io li È ringrazio vero, tutti anche io. è corsa in maniera velocissima per te e ci sono tanti partecipanti, quindi è bellissimo questo contributo dei tuoi Ma ammiratori. mi fa molto piacere questa cosa qua, molto. Io anche sono una tua fan, penso che lo sai, e quindi io ti auguro buon lavoro in questo periodo che sei a Grazie. Roma con questo film opera. E un abbraccio enorme anche al maestro Gatti, io sono una sua fan, a Mario Sì. Quartone e a tutto il coro e l'orchestra dell'Opera di Roma per questo grande progetto che tra l'altro andrà in onda in TV su Rai 3 ad aprile, quindi è anche il mese del mio compleanno. Ah, bene, bene, sei fortunatissima. E quindi siamo in attesa di sapere le date. E quindi aggiornateci. Sarà nei primi di aprile, penso, sai. Ok. E quindi io prima di salutarci ti chiedo un saluto nella tua lingua albanese e in italiano. Falim deret gjithë atyre që ishin në prezencë sot në ndoqën në këtë
link drejt për drejt nga Instagram. Ju dua fort, edhe mos mungoni kurse pa përqafimet tuaja, pa mesazhet tuaja, unë nuk jetojmë, ne gjithë artistët nuk jetojmë dot, kështu që ju falenderit gjithmonë për mbështetjen tuaj. Adesso non te lo dico neanche perché sono belle parole comunque. Comunque ringrazio tutti i presenti, in poche parole li ho ringraziati del loro appoggio e delle loro messaggi di auguri che mi mandano sempre e adesso mando anche a tutti voi insomma, che siete oggi in diretta con noi, grazie di cuore perché senza di voi noi artisti non esistiamo. C'è un commento bellissimo che ti leggo perché Adriana Catarini dice: Saimir non è solo un grande artista, ma è anche una persona meravigliosa. Vabbè, grazie. Vi Posso saluto dire? tutti. Sì, anche io saluto tutti e vi ringrazio tantissimo. Saimir, grazie davvero di cuore, veramente. Grazie, buona serata a tutti. Vado per classica Ciao. e ti informo che questa diretta andrà anche poi su YouTube. Quindi tra un po' ci sarà anche la premiere su YouTube, ok? Benissimo, Grazie ancora. Buonanotte. perfetto. Grazie, ciao a tutti, buonanotte.